Ed eccolo, è tornato il nostro Don Salvatore Miscio. Buona domenica, Don. Buongiorno, buona domenica a tutti, buona festa della Pentecoste anche a te, cara Anna Maria. Anche a Come te, a stai? tutti coloro che ci seguono. Bene, bene. Un po' triste Sei perché Gesù molto è papale risorto. oggi, sei molto papale, È vero, ho messo il bianca e giallo. gialla. È Ho bello, sì, abbandonato ma il il tuo nero. parlare è molto papale, lo sappiamo, ma oggi anche il tuo vestire. Sì, papale, papale, diciamo le cose papali, papali. Allora, sono un po' triste, dicevo, perché oggi è l'ultima puntata di Visto l'Imprevisto. E Eh siamo pure sì, eh sì, soli. sì. Eh Siamo pure sì, soli. ma l'abbiamo fatto apposta perché oggi vogliamo che ci siano tutti. E l'unico modo perché ci fossero tutti è che dobbiamo essere soli. Ecco qua. E infatti, vogliamo partire subito con la canzone o con i ringraziamenti? Lo facciamo dopo, forse. Eh sì, anzi, lo facciamo strada facendo. Io direi Ok. che oggi per chiudere, per chiudere, nel senso per completare questo percorso di Visto l'Imprevisto, che non sappiamo se avrà modo di essere ripreso, speriamo di no, magari possiamo tornare a salvo imprevisto. Ecco, Salvo infatti, in l'imprevisto. principio era salvo imprevisti e ti posso fare subito una domanda, perché è la domanda che fanno a me tutti, ma Sì. ritornerete in macchina con le canzoni e con salvo imprevisti la prossima E stagione? speriamo, anche perché in macchina bisogna stare vicini e non possiamo farlo con le mascherine in macchina, non si capirebbe niente. Quindi appena sarà possibile, quindi, dismettere le mascherine, torneremo a fare salvo l'imprevisto. Salvo imprevisti, perché se non faremo salvo imprevisti vuol dire saremo costretti a continuare visto l'imprevisto nella nuova stagione. E vabbè, questa costrizione piace un po' a tutti. In effetti Sì. è sorta così, è nata così, quasi all'improvviso, un'esigenza che abbiamo avuto noi per primi, ma poi hanno dimostrato di averla anche gli altri. Questo bisogno di sentire la domenica frasi propositive, pensieri positivi legati alle canzoni, ma poi insomma da lì abbiamo spaziato ed era anche un modo per dare speranza a chi ci seguiva, perché comunque chiusi in casa. Era inevitabile, insomma, che qualcuno si volesse un po' distrarre da quello che stava avvenendo. Sì, infatti, anche perché le canzoni, come sempre, ci consegnano un po' quella grammatica comune a tutti, no? Quindi è stato bello ritrovarsi nei versi, ritrovarsi in quelle emozioni che le canzoni sempre ci trasmettono. E poi è stato bellissimo potersi confrontare con diversi autori, no? Cioè, questa secondo me è stata un grande regalo della provvidenza, diciamo la Vero. verità. Non avevamo previsto che potesse andare così, non ci aspettavamo tanta grazia. In verità, poi da soli sono arrivati questi ospiti che la provvidenza ci ha mandato e devo dire, sono stati gentilissimi ad accogliere i nostri inviti. E hanno reso queste puntate ancora più preziose. Bene, io so che oggi hai scelto un cantautore molto conosciuto che non ha intenzione di abbandonare questo pianeta. Ecco, l'ultimo testo che ha fatto è addirittura una sorta di documentario nel suo viaggio. Si tratta di Jovanotti, che conosciamo tutti molto bene. Abbiamo anche in passato così studiato qualche suo testo, sempre molto profondo e molto interessante. Oggi so che hai scelto una canzone su cui Sì, è soffermarti interessante il riferimento che stavi facendo al pianeta, perché un attimo. sappiamo che quest'anno è l'anno della Laudato Si', no? Papa Francesco ha lanciato, in occasione del quinto anniversario della pubblicazione di questa enciclica, l'anno della Laudato Si', e quindi è bellissimo. Jovanotti è uno di quei cantanti che ha offerto e sta offrendo contributi importantissimi rispetto all'amore, alla terra, all'ecologia e quindi anche e soprattutto a questo uomo integrato dentro il sistema ecologico. E la canzone che abbiamo scelto quest'oggi è Fango proprio, il caso di dire, no? Tra cielo e terra, no? Quando dice proprio questa espressione alla fine della canzone, io mi fondo con il cielo e con il fango. Non solo a ricordare le due dimensioni della nostra vita, no? Le fragilità e le aspirazioni, le cose grandi, cose belle, ma anche questo sentirsi dentro tutta la natura. Ecco, oltre a questo, a parte il fatto che anche il ritmo è bello, sempre il sound delle canzoni di Jovanotti, poi ti rimane dentro e hai Sì. voglia di cantarle, di ascoltarle soprattutto, ci sono altri versi che sono anche così una botta di vita per tutti noi che dobbiamo Sì. affrontare questa rinascita, lo stiamo facendo piano piano, rispettando sempre le regole. Ci viene da ridere, ci viene da piangere, è un momento un po' particolare per tutti, vero Don? Sì,
Sì, immagino anche le tante famiglie provate dalla convivenza forzata. Ma soprattutto immagino tutte quelle famiglie provate dalle difficoltà economiche, dalla ripartenza, dalla salute, dalla ferita di qualche lutto dovuto magari al Covid o a situazioni comunque di altre malattie. Perché in questo periodo non solo c'è stato il lutto, ma c'è stata anche una situazione particolare in cui si è dovuto vivere il lutto, quindi nella solitudine, nel distanziamento. Il che rende certi passaggi già dolorosi di loro ancora più pesanti. Infatti è bello che Jovanotti inizia questa canzone ed è una sorta di ritornello, no? Io lo so che non sono solo anche quando sono solo. Poteva essere un po' l'inno di questi giorni, di questi mesi, no? Io lo so che non sono solo anche quando sono solo. Quindi penso che questo verso dia proprio voce a quella solitudine che un po' tutti abbiamo sperimentato in maniera forte in questi giorni di lockdown. È vero, non siamo soli, questo è, insomma, fa piacere sentirselo dire e saperlo soprattutto. Don, forse l'immagine più triste è quella dei funerali senza i propri cari di questo periodo. Sì, stiamo, tra virgolette, uso questa espressione, recuperando, nel senso che in questi giorni, per esempio, sono tante le richieste di celebrare il trigesimo o una celebrazione in qualche maniera esequiale, nel senso in suffragio delle persone per le quali non abbiamo avuto modo di celebrare i funerali al momento della morte. Ricordiamo tutti, no, quella processione di camion militari che trasportavano le bare. Ma quantitativi, tra virgolette, enormi di feretri trasportati, quasi una sovrabbondanza della morte, no? Una incapacità di assorbire la morte, di elaborare il lutto. Cioè, quelle bare lì sospese erano forse la sintomatologia, la fenomenologia di questa fatica del paese ad elaborare il lutto. Così come la fatica di ogni famiglia. Quindi queste immagini ci resteranno per sempre nel cuore, nell'immaginazione, e io penso che adesso piano piano avremo modo di smaltire attraverso la preghiera, attraverso la vicinanza, attraverso la rielaborazione in qualche maniera di questa esperienza che veramente ci ha sorpresi. E di recuperare tutto il tempo perduto. Don, un'altra immagine che ci rimarrà sicuramente impressa è quella un abbraccio simbolico di Papa Francesco in Piazza San Pietro il 27 marzo. Quella è stata anche un'immagine molto forte. Da brividi. Qualcuno ha detto: io non ho mai visto la piazza così piena. Per Bellissimo. dire che nonostante era vuota, in verità, in quei gesti simbolici di Papa Francesco, in quel silenzio, interrotto appena appena soltanto dalle fontane, no, di Piazza San Pietro, in quella luce fissa, se non movimentata appena appena, dei lampeggianti. Delle forze dell'ordine che presidiavano la piazza. E veramente c'era l'afflato di tutto il mondo, il desiderio di tutto il mondo, la preghiera di tutto il mondo, anzi direi le preghiere di tutto il mondo, perché secondo me si sono concentrate anche le preghiere di altre religioni, anche delle persone ate, anche delle persone di chi non crede o di chi da tempo non si riconosce magari nella preghiera della Chiesa Cattolica. E quindi veramente Piazza San Pietro forse non è mai stata così piena. Bello, molto emozionante, molto commovente, però quello che abbiamo dentro, ognuno di noi lo sa, e dentro era anche il titolo di uno dei nostri ospiti con cui abbiamo cominciato poi, diciamo, le nostre puntate in compagnia, e lo ricordiamo tutti, Marco Ligabue, che ci ha fatto, insomma, piacere avere con noi, grazie a te che lo conoscevi già, quindi c'è stato un bel gancio. Un gaggio in Ecco. mezzo al cielo. Esatto. E Sì, allora. Marco ci ha regalato quel brano anche inedito, era appena stato sfornato fondamentalmente, quindi è stato bello anche condividerlo con lui, con tutte le emozioni annesse e connesse. Così come anche ricordo le due ragazze che ci hanno condiviso quel bel brano che hanno realizzato anche loro due. Ricordi il titolo del brano? Con i bambini, sì. Con i E bambini, sì, andrà tutto molto bene. bene, che poi era un Andrà tutto po' bene, che è stato un l'hashtag po' di lo. moda. Sì. In questo periodo. Ricordiamo anche la coppia che ci ha fatto compagnia di San Marco, Angelo e Carla, che tu conosci bene, e anche un'altra, insomma, altre canzoni che
come significato, insomma, avevano tanto di profondo. Michelangelo e Michele di Carpino, i due giovani che hanno invocato San Michele, quella canzone per me è stata un tormentone in quei giorni. L'infermiere, una categoria tanto cara in questo periodo, grande che Paolo, deve sì, continuare ad essere sotto i riflettori, ancora per tanto, Paolo Traversa di Genova. Assolutamente, sì. Poi abbiamo avuto nell'ultima puntata Marco Marangoni, un comico, attore, cantautore, Guido Marangoni, sì. Sì, che ho detto? Hai detto Marco Marangoni, hai messo Marco Ligabue insieme con Marangoni, è un problema. Guido Marangoni, che è stata grande veramente... Guido, sì. Una bella, bella puntata, eravamo praticamente in quattro, c'era anche la sua Anna, musa ispiratrice, Anna, sì, di Guido. E insomma, possiamo dirci soddisfatti, ecco, di questo percorso, non voluto, tanto, ma... Tanto, tanto, sì. Insomma, è uscita la grande. Bello, sì, io penso, leggo in queste puntate davvero un qualcosa di provvidenziale, perché ricordo quando tu mi hai chiesto se era il caso di tornare, no? Visto che c'eravamo promessi che, visto salvi imprevisti, tra virgolette, siccome l'imprevisto grande è arrivato, è stato opportuno stare un po' insieme, condividere attraverso le canzoni, attraverso la simpatia, soprattutto quella fede di fondo che ci porta tutti quanti comunque a sperare, percepire quello che dice proprio Jovanotti in questa canzone, che il nostro è un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E penso che l'Italia ce l'ha fatta, ce la sta facendo, ancora una volta, perché c'è gente che ama, che è gente che ha passione per gli altri, per il lavoro che fa, per il bene, per le sofferenze e per la capacità veramente di custodire la vita, anche quando la vita diventa complessa, faticosa, poco chiara, come è stata in questi mesi, come probabilmente lo sarà ancora per un po', anche se adesso cominciamo in qualche maniera a vedere la luce. E a camminare di nuovo sulle strade. Don, io dico grazie alla quarantena perché ci ha fatto ritrovare anche in questa forma, nuova forma, format del nostro salvo imprevisti. E quindi dico grazie per questo, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in questi giorni, in queste domeniche, sono state tantissime, a partire da mamma Carmela, che salutiamo, un abbraccio forte, ciao, la nostra prima fan. E allora, che dirti? Grazie, grazie di cuore a te, Don, perché sei sempre disponibile, sempre attento anche a tutte le situazioni che girano intorno. Anna Maria, ovviamente non per retorica, tra virgolette, ma sono io che ringrazio te, perché sei capace sempre di creare spazi dove ci si può raccontare, e non parlo solo di questo nostro, ma di tante altre trasmissioni che tu conduci, hai ideato, stai portando avanti insieme con sempre tanti ospiti di qualità, nel senso di gente che veramente può condividere tante cose belle in tante forme. Quindi grazie, grazie a te, lo dico io a nome di tutti, e tutti i nostri telespettatori che sicuramente sono innamorati di te. Quindi un grazie a te, un bacione a te, alla tua famiglia, al tuo caro Ciro, che salutiamo e speriamo presto di poter condividere le sue pizze, che sono buonissime. E che dire, a presto, intanto vi auguriamo una buona estate con questa festa di Pentecoste, che sicuramente apre scenari nuovi e inediti per tutti. Grazie, Don, tra gioia e commozione ancora grazie di cuore, noi ti aspettiamo anche privatamente, e poi, insomma, con la speranza di vederci presto, così, dal vivo, fisicamente. Grazie a te e grazie a tutti.